Ciao a tutti, mi chiamo Federica Lupi, ho 35 anni, lavoro in Medodo dal 2002, quindi ormai da 8 anni. Sono arrivata qui lavorando col centralino, quindi mi occupavo di prendere le chiamate dei clienti, inserire gli ordini e passarli ai nostri ragazzi che si occupano dei rifornimenti, sia ordini che guasti, reclami, eccetera. Da un po' di tempo sto lavorando come responsabile invece del back office, quindi mi occupo di tutto quello, di tutte le necessità che hanno i nostri clienti, quindi dagli ordini ai contratti, alle offerte, alle presentazioni aziendali, quindi un po' di tutto, insieme anche un po' di segreteria generale e segreteria commerciale, insieme ad altre mie 5 colleghe. Sono arrivata in Medodo in modo un po' anomalo, venivo da una vecchia esperienza di un call center di Blu che falliva e quindi tra l'altro lavoravo a Firenze, però ero romana e quindi volevo tornare su Roma. Mio marito ha mandato a letto questa inserzione, ha mandato il mio curriculum e sono stata chiamata dalla signora Calussi, ho fatto il primo colloquio con lei e col signor Maggi e poco dopo sono stata chiamata per essere appunto inserita nel loro centralino di ordini, quindi di ordini, reclami. Questa è stata la mia prima esperienza in Medodo, poi sono passata a occuparmi della segreteria commerciale, quindi mi occupavo delle offerte, delle presentazioni aziendali, dei contratti, e avevo quindi un rapporto diretto con i commerciali. E ad oggi invece occupo un ruolo di responsabile del back office, quindi noi ci occupiamo di tutte le esigenze che ha il cliente dall'inizio fin quando appunto abbiamo installato le macchine, varie esigenze, vari reclami e tutto quello che il cliente ci chiede, insieme pure a gestire, aiutare i ragazzi che sono fuori, che si occupano delle consegne, dei guasti tecnici, quindi oltre a occuparci del cliente ci occupiamo anche di un supporto ai nostri ragazzi. Sono sposata da 10 anni, ho 2 bambini, uno di 6 anni e mezzo e una bambina di 3, ho una cagnolina, questa è tutta la mia famiglia, è composta da io. Mio marito è un commerciale, quindi si lega al mio lavoro in quanto anch'io ho da fare tutti i giorni con i commerciali e a casa anche con lui, che è un commerciale di American Express, quindi è tutta un'altra cosa, non si occupa di distribuzione automatica ma si occupa di carte di credito. I miei passatempi principali sono i miei bambini, quindi passo moltissimo tempo a giocare con loro quando sono a casa, quindi quando escono loro da scuola e insieme a loro leggiamo, a me piace tantissimo leggere, sto cercando di far entrare anche loro nel mondo dei libri, quindi diciamo che adesso sono passata dai romanzi per bambini, per persone grandi, alle favole da bambino, a come leggere, a come interpretare le favole, a come dare a loro la fantasia e l'immaginazione per andare avanti. E un altro mio passatempo non amato dalla mia famiglia, soprattutto dal mio marito, sono gli animali. Ho un cagnolino, mi piace tantissimo qualsiasi tipo di animale e quindi perdo tanto tempo con loro a giocare col cane, ho una tartaruga e ho un giardino che trascuro perché non ho tantissimo tempo, mi piacerebbe utilizzare anche il giardino come passatempo. Le mie invenzioni 20 anni fa era potermi laureare e fare... ho iniziato 2 università, diciamo. Prima volevo fare la farmacista, poi ci ho ripensato e volevo fare la professoressa, quindi ho iniziato a studiare lettere. E purtroppo non ho concluso gli studi perché ho trovato lavoro e mi sono trovata bene nel mondo del lavoro, mi piaceva lavorare e non ho avuto più tempo di studiare. Tra l'altro mi ero trasferita a Firenze e quindi non avevo, avendo l'università a Roma e il lavoro a Firenze, non ho avuto molto tempo da dedicarci. Oggi diciamo che le mie ambizioni sono diverse, sono le ambizioni di una mamma che vuole stare un po' più di tempo con i figli, vuole stare con loro, mi piace il mio lavoro, mi piace l'ambiente in cui sto, mi piace i miei colleghi, mi trovo bene in Medodo e soprattutto con le persone che lavorano in Medodo, quindi le ambizioni di 20 anni fa si sono trasformate più verso la famiglia, verso un lavoro sicuro, un'ambizione meno sognatrice, un po' più reale, quindi mi trovo bene come sto ora e come va avanti la mia vita e la mia famiglia.
Ringrazio gli amici di Vending TV e la trasmissione Protagonisti per un giorno per avermi dedicato questi minuti per raccontare la mia vita e il mio, sia lavorativa che familiare, e soprattutto ringrazio gli ascoltatori che mi hanno ascoltato in questa breve intervista. Grazie a tutti. Let's go straight.